Buongiorno, siamo qui, stiamo aspettando che si colleghi Giorgio Zanchini e Casa La Terza, il nostro appuntamento in diretta su Instagram. Oggi avremo come ospite appunto Giorgio Zanchini, giornalista, conduttore di Quante Storie su Rai 3, ma anche conduttore di Radio Anch'io. Per noi, insieme a Giovanni Sollimini, ha pubblicato il libro La cultura orizzontale. Aspettiamo che Giorgio si colleghi, ci chieda di collegarsi. Un momento che controlliamo che non l'abbia già fatto. No, ancora. Giorgio credo che si collegherà questa volta dalla redazione a Saxa Rubra. Aspettiamo ancora qualche minuto. Vediamo che cosa succede. Intanto vi ricordo che il prossimo appuntamento sarà domani invece con Simone Pieranni, che ha pubblicato un libro, pubblicherà un libro con noi che si chiama Red Mirror, proprio sulla Cina, ma ecco, vedo Giorgio. Dovrebbe arrivare Giorgio. Eccolo. Buongiorno, buongiorno Nicola, buongiorno a chi ci sta guardando. Buongiorno Giorgio, mentre ti aspettavamo ti ho già presentato, come dire, in assenza. No, ma ti sentivo la presentazione, ma ancora non ero riuscito, vista la mia imperizia con Instagram e le dirette di Instagram, che però grazie a te ho cominciato a imparare. Quindi eccomi. Ecco, ti devo dire che sono un po' emozionato perché intervistare io uno degli intervistatori, come dire, No, per uno eletta. che passa la vita a intervistare le persone. Cioè, mi mette un po' di, non ti dico di ansia perché ci conosciamo da tanti anni, diciamo che siamo cresciuti praticamente anche professionalmente insieme e questo mi rende questo dialogo, questa conversazione molto, molto piacevole, però mi fa anche un po' impressione. Innanzitutto, allora, come stai? Tu dove sei? Sei a casa, in redazione? No, in questo momento mi trovo in redazione perché la radio, al contrario delle trasmissioni in televisione, Quante Storie, che noi, come sai e come forse qualcuno delle persone che ci sta guardando sa, va in onda alle 12:45 ogni giorno su Rai 3 da un paio di settimane, cioè per via del coronavirus e della difficoltà di ospitare le persone in studio, anzi il divieto a questo punto di ospitare le persone in studio e di mettere su una squadra senza mettere a repentaglio la salute di tutti, ha deciso di mandare delle repliche. Alla radio invece, siccome io conduco una trasmissione di attualità pura che entra nel giornale radio ed è a ridosso del giornale radio, stiamo cercando per il momento, nonostante abbiamo messo, insomma, si è scelto di usare lo smart working per molti giornalisti, molti assistenti, molti partite IVA. C'è un nucleo di giornalisti delle trasmissioni di approfondimento giornalistico e del giornale radio che continua ad andare in onda perché, insomma, anche come servizio pubblico dobbiamo garantire la messa in onda delle notizie e le informazioni che in questo momento sono, credo, fondamentali, non come quelle dei medici e degli infermieri, ma sono importanti per l'opinione pubblica. Ecco. Certo, Quindi in questo momento mi trovi nella stanzetta della mia redazione. ecco, è proprio, mi ero preparato, come dire, una domanda proprio su questo, te l'anticipo subito. Allora, in questa situazione tutti abbiamo riorganizzato il nostro lavoro e immagino anche voi, è un must, diciamo, del giornalismo, dell'informazione, è la riunione di redazione. Voi come vi siete organizzati? Come fate una riunione di redazione a distanza o Sì. Sì. come dire, senza vedervi, anche perché nella riunione, come dire, la vicinanza fisica è importante perché si leggono anche gli umori dei propri colleghi, quanto una notizia può sembrare più o meno importante, viene più o meno difesa da uno, dall'altro. Certo. A Allora, distanza io credo, questo qui rapporto. ti darei una risposta duplice. La prima, diciamo, teorica, la seconda pratica. Teorica perché in realtà
più che teorica, è rubata anche a considerazioni, osservazioni che ho trovato in rete in questi giorni e che poi trovano conferma in quello che dirò, a proposito della mia esperienza pratica. Quello che sta accadendo nelle redazioni dei giornali cartacei, ma più in generale nelle redazioni delle informative, di riviste e giornali, è che lo smart working è stato scelto come forma prioritaria e principale di lavoro. E nelle redazioni, soprattutto dei quotidiani, ma anche qui da noi al giornale radio, fisicamente sul posto sono presenti soprattutto i vertici, cioè direttore, vice direttori, capi redattori. Questo significa che tutta la redazione, i gradi più bassi del corpo redazionale, sono o inviati sul territorio o in smart working a casa. Questo, da quello che leggo, ma anche nell'esperienza quotidiana qui al giornale radio, ha due conseguenze. Il primo è che si rafforza una struttura e una dimensione verticistica della decisione. Cioè, siccome ci sono i capi, poche persone, e bisogna stare, almeno questa è una delle direttive aziendali qui alla RAI, bisogna, per distanziarsi socialmente, stare e liberare gli spazi, mettiamola così, stare il meno possibile all'interno delle redazioni e degli spazi chiusi, si tende a decidere in maniera rapida, diretta, sintetica, con un comando alto-basso. E quindi, a proposito della domanda che tu facevi, che cosa succede allo spazio diciamo, del dialogo, della conversazione, dello scambio di idee, che è la dimensione tipica della riunione? Ecco, quella passa in secondo piano. Quindi la dimensione verticistica si rafforza e si attenua, con le perdite che potete immaginare, la dimensione, chiamiamola assembleare, quella in cui si scambiano le idee, le persone difendono le notizie, si dice, si ragiona insieme in una stanza chiusa, tante persone. Quello il coronavirus l'ha reso, non dico impossibile, ma molto più difficile. Gli spazi sono più radi e quindi si perde la dimensione della conversazione. Questo Questo, devo dire che. Dimmi, dimmi. no, su questo volevo inserirmi un momento, perché questo che dici, come dire, in una situazione di eccezionalità che dura per qualche giorno o qualche settimana, come dire, ha anche una sua logica e anche una sua pertinenza. Può diventare un po' preoccupante nel momento in cui questa situazione, come dire, come diceva ieri Ricciardi, dobbiamo tornare a una nuova anormalità, ok? Quindi nel momento in cui torniamo, in cui questa eccezionalità diventa più lunga, questo restringimento degli spazi che già in generale, come dire, si stanno restringendo nella decisione della fattura dei giornali, dei media, eccetera, ma questo ulteriore restringimento, secondo te, non può essere un po' rischioso nel lungo periodo Sì, come margine di no, libertà? la risposta è un sonoro sì, sia dal punto di vista, diciamo, della qualità della democrazia, della qualità della discussione e poi dell'esito che queste discussioni hanno. Cioè, lo scambio delle idee, in ultima analisi, io penso che sia molto produttivo. Io capisco che quando si è in guerra e si combatte c'è una gerarchia, ci sono degli ordini, c'è una catena di comando. E questa catena di comando c'è anche nelle redazioni giornalistiche, lo dico per chi ci sta guardando e magari è alieno, estraneo a questi ambienti. Cioè c'è appunto una gerarchia, ma insomma c'è nel grosso dei posti di lavoro. Però nel momento in cui si perde quello spazio di discussione pubblica, comune, assembleare, c'è un impoverimento nella produzione di idee. Questo ne sono profondamente convinto. Dall'altro punto di vista, se volete ancora più pericoloso, ci può essere l'illusione o la pratica, dopo anni di restringimenti, di crisi economica, di tagli nell'editoria e nel giornalismo, il coronavirus può essere la mazzata finale. Cioè, molti editori potrebbero essere tentati dal dirsi: vedete, il giornale radio, la televisione con il suo telegiornale, può essere fatta con meno persone. Perché fisicamente quanti eravate al lavoro, quanti lavoravano in smart working, di quanti c'è un vero bisogno di presenza fisica e in ultima analisi di presenza, di lavoro, c'è quindi il rischio che si esca non soltanto più poveri dal punto di vista economico e più poveri dal punto di vista complessivo, ma anche più asciutti tragicamente dal punto di vista del personale che lavora in questo campo. Certo, su questo tema su come viene cucinato il giornale, come viene cucinata l'informazione
in questo momento. Ci ritorneremo dopo perché ci sono alcuni aspetti che secondo me sono molto importanti anche rispetto a una dimensione, come dicevi tu, in qualche maniera, come l'aveva ricordato anche Macron, di guerra, che cosa significa poi di fatto in questa situazione. Ma prima di arrivare a questo, volevo provare a fare un piccolo esperimento, cioè partiamo da quelli che sono i concetti che tu e Giovanni Solimini avete raccontato, spiegato, molto ben illustrato nel libro appunto pubblicato un mesetto fa da noi, sembra un'era fa da un punto di vista proprio della nostra percezione del tempo e non invece della freschezza del libro. La cultura orizzontale. Innanzitutto ci aiuti a capire questo titolo, che cosa ci che processo ci illustra, e proviamo poi attraverso quel processo, cerchiamo attraverso la lente di quel processo, Certo. cerchiamo di capire quello che sta succedendo da un punto di vista delle informazioni e dell'acquisizione delle informazioni in Certo. questi giorni. Noi abbiamo creduto di trovare nella metafora dell'orizzontalità, della cultura orizzontale, una specie di formula che sintetizzasse quello che ci è sembrato di aver vissuto e vivere sotto gli occhi, alla luce e con le lenti della nostra esperienza. Ma anche come fenomeno più generale. Giovanni Solimine è un insigne studioso di biblioeconomia, di storia della lettura, di lettura. Io faccio il giornalista, mi sono occupato molto in questi anni anche di come stava cambiando l'informazione. Quello che ci è sembrato di rilevare è che le strutture e il modo in cui si sono trasmessi i saperi nel corso del Novecento, diciamo se vuoi una cosa anche banale perché è sotto gli occhi di tutti e chiunque ne fa esperienza quotidiana, ma insomma non dico che siano franate o stessero franando, ma subissero una trasformazione profonda. In fondo, se ci pensiamo, i due strumenti principali, il libro e il quotidiano cartaceo, che abbiamo conosciuto noi, che abbiamo un po' di anni sulle spalle, anche tu, Nicola, forse anche qualcuno di coloro che ci stanno guardando in questo momento, sono stati gli strumenti principi, appunto, per trasmettersi il pensiero profondo, e mi riferisco ai libri, e un ordine rispetto all'enorme massa di informazioni che il mondo ci consegna ogni giorno, e mi riferisco a quello straordinario fatto organizzativo, per usare un'espressione di Alberto Asonrosa, che è il quotidiano cartaceo, il quotidiano di carta stampata. Questi due strumenti sono stati messi in profonda crisi, o trasformati più che messi in profonda crisi, dalla cosiddetta rivoluzione digitale o transizione digitale. Perché oggi come accediamo noi ai saperi? In un modo molto, molto diverso rispetto al passato. Certo che resistono le agenzie formative primarie, cioè anzitutto la famiglia e la scuola, ma come accedono i nativi digitali, i più giovani o anche te ed io e chi ci guarda ai saperi oggi? Soprattutto attraverso il PC, ma ancora di più attraverso lo smartphone. Cioè è attraverso lo smartphone che noi riceviamo oggi il grosso delle informazioni che poi danno ordine e danno forma al modo in cui guardiamo alla realtà. E Ti già interrompo questo è una. Sì, dimmi. un attimo, proprio su questo è interessante. Noi stiamo facendo una diretta Instagram Bravo. e non è possibile vederla su PC. Quindi già abbiamo fatto una selezione, per dirti. Scusa, secondo me No, è è molto interessante questo. dentro quello che tu stai dicendo. Scusami l'interruzione, ma secondo No, me. hai fatto benissimo a insistere su un elemento, lo smartphone, il telefono intelligente, come lo chiama Giovanni Solimine, come vera lampada di Aladino del nostro presente, del modo in cui acquisiamo le informazioni, ma soprattutto nel Novecento erano leggibili le gerarchie. Diciamo, c'erano i maestri, c'era il sapere organizzato nelle scuole, nelle università, nelle fondazioni, negli istituti di cultura, nelle case editrici, e c'erano dei luoghi in cui si formava l'informazione, si dettava l'agenda informativa, si dettava il percorso della notizia, i giornali radio al mattino, i quotidiani che venivano letti in varie ore della giornata, i telegiornali della sera. Più o meno era leggibile la mappa, oggi è completamente diverso. Gli luoghi dell'organizzazione del sapere resistono, ma sono ovviamente stati trasformati in modo profondo. Pensiamo a quello che sta accadendo in questi giorni di coronavirus. Non c'è più la lezione fisica dove vanno gli studenti universitari o dove vanno gli studenti a scuola. Io ho due figli adolescenti, so che anche tu hai dei figli più o meno di quell'età, vanno
A scuola ieri la mia figlia grande ha fatto 5 ore di lezione stando a casa collegata con il computer. Le lezioni universitarie sono persino più interattive adesso con gli strumenti informatici di quanto non lo fossero ieri e dal punto di vista della trasmissione dei saperi nemmeno troppo diverse rispetto alla lezione frontale che abbiamo conosciuto e ricordiamo tutti noi e molti di coloro che ci guardano. Ma se pensiamo a che cos'è l'informazione, noi oggi non abbiamo più un rito, un orologio sociale appunto legato al giornale radio, al quotidiano e a il giornale della sera, ma stiamo tutto il giorno attaccati a questo benedetto, maledetto strumento che ci cerca. Sono le notifiche a cercarci. Cioè, oggi il processo di ricerca dell'informazione e anche il modo in cui si formano le informazioni e il percorso della notizia è in larga parte inintenzionale. Cioè, lasciamo stare chi fa questo per lavoro, tipo te o tipo il sottoscritto e qualcuno delle persone che ci stanno guardando, ma moltissime persone vengono cercate dalle notifiche, l'attenzione delle persone viene formata da qualcun altro e quindi non è necessariamente un'azione attiva da parte, lo è anche, da parte dell'utente o del fruitore. Non solo, si è rotta quella unilateralità che ha segnato tutto il Novecento. Erano gli editori che ancora lo fanno perché il libro in realtà ha conosciuto una crisi, secondo me, molto meno, diciamo, Diverso. gravida di conseguenze dell'informazione. Ma erano gli editori e lo sono ancora tutt'oggi a selezionare i libri che a loro avviso meritavano di essere letti e in qualche modo a fare questa funzione di filtro. Ma nel caso dell'informazione, tutto ciò sembra quasi caduto. Oggi chi immette contenuti informativi? Senz'altro i giornalisti, ma anche i giornalisti, ma lo sono anche gli utenti. Un influencer può essere molto più influente di me, che faccio questo lavoro per professione, ha molti, molti più follower di me, cioè un post, ma anche per quello che riguarda l'editore, tu lo sai, perché poi lavori, sei responsabile dell'ufficio stampa di una casa editrice, se un influencer mette posta su Instagram il libro che sta leggendo sul comodino, spesso ha più impatto di una trasmissione che posso condurre io su un determinato libro, cioè il paesaggio e l'offerta informativa, il modo in cui si forma il percorso della notizia è stato stravolto. Ecco, la metafora dell'orizzontalità, a nostro avviso, descrive in maniera ipersintetica questo cambiamento, perché la verticalità dei saperi e delle trasmissioni dei saperi è stata parzialmente sostituita da questo immenso mare o miniera, il cui accesso è sostanzialmente gratuito, perché appunto un telefonino, un abbonamento costa sempre meno, e io ho, diciamo, forse l'illusoria convinzione di poter accedere in maniera facile, gratuita a questo immenso bacino. Infatti su questo ci sono una serie di conseguenze, almeno che valevano fino a qualche giorno fa. C'è un lettore che ci sta seguendo che ci dice che bisogna autorizzare le notifiche giuste e che nella sua semplicità pone proprio del filtro, della selezione, Esattamente, esattamente. della capacità di individuare le fonti più o meno autorevoli rispetto a un tema. E questo è, come dire, è diventato il problema dei social e della rete per due aspetti, no? Che anche voi avete tematizzato nel libro. Cioè, da un lato c'è la questione che appunto non si riesce a, cioè ci si circonda di opinioni che sono spesso, proprio perché ti vengono a cercare, sono opinioni molto simili alle tue. Quindi tu alla Sì. fine discuti, ragioni, conversi con chi tendenzialmente la pensa sempre come te, ti riconferma, no? Questo è un tema. E un altro tema è, e su questo ti volevo sentire, è quello come dire, dello sbriciolamento dell'autorevolezza della competenza. Per anni, per mesi, per anni, abbiamo sentito, non sentito, abbiamo sentito da un punto di vista proprio subito questa situazione, no? Per cui l'uno vale uno, chiunque può entrare in gioco in una conversazione e l'opinione vale l'opinione di uno quanto quella di un altro, al di là delle competenze. Ora, Allora, la sì, no, finisci, finisci, scherzi. dittatura delle competenze era diventata una specie di refrain, no? Rompere la dittatura delle competenze, la rete l'ha rotta, finalmente tutti possiamo dire la nostra, eccetera, eccetera. Oggi mi pare che tra gli effetti, invece, come dire, non deleteri del coronavirus,
mi sembra che ci sia una controtendenza. Oggi la competenza ha ripreso un valore fortissimo anche nella rete e nella conversazione social, perché è dalla scienza che oggi noi ci aspettiamo delle risposte, ce le aspettiamo dalla medicina, dai matematici che fanno i modelli, dai fisici che immaginano appunto le evoluzioni dell'epidemia. Anche tu hai questo, la vedi anche tu così, cioè dal tuo punto di vista, anche dal fatto che tu hai più contatto con mondi anche diversi da quello che è il mio mondo, che è un po' più specifico, ti sembra che questa, che si possa parlare di una controtendenza, ecco, secondo te? Guarda, tu hai toccato tre temi, tre campi, sui quali la selezione delle fonti, quindi la funzione del filtro, la cosiddetta camera degli echi e l'autorevolezza delle competenze. Provo a dare una risposta o a muovere le mie osservazioni su tutte e tre. Sul punto dei filtri e della selezione delle fonti, perché vedevo anche, scorrevo quello che ci stanno scrivendo coloro che ci stanno, che hanno la generosità di guardarci, e insistevano molto, bisogna, stare attenti alle notifiche, selezionare notifiche, guardare i filtri. Ecco, la funzione di chi ha la possibilità di esercitare tutt'oggi una funzione di intermediario, penso a un giornalista come me, penso a editori come voi, penso insomma a chi ancora oggi, seppur molto indebolito, è un mediatore culturale o un mediatore informativo. La vera funzione oggi è non soltanto quella di dare le notizie e mettere un po' d'ordine nel reale, ma è anche quella di indicare i filtri giusti, cioè il giornalista. Proprio in ragione della sua teorica esperienza, teorica professionalità, insomma, teorica bravura, quello che deve riuscire a fare è trasmettere a chi lo sta ascoltando, o leggendo o guardando quelli, i suggerimenti e i consigli sui filtri affidabili, sulle fonti che lui, dopo sperimentazione, esperienza e professionalità, ha capito che meritano di essere seguite. Non basta, ovviamente, la fiducia che un mediatore può esercitare, perché ancora più importante, a mio avviso, la famiglia può svolgerlo fino a un certo punto, è il ruolo che deve svolgere la scuola, perché la scuola ovviamente deve trasmettere le conoscenze che abbiamo ricevuto tu, io e chi ci sta guardando, però oggi è fondamentale anche la cosiddetta information literacy o media literacy, cioè proprio l'educazione all'uso dei social media, l'educazione all'uso dei nuovi media, l'educazione all'uso e a come muoversi nell'ecosistema che viviamo noi, che conosciamo noi adesso. Cioè bisogna spiegare come evitare di finire di essere una trappola delle fake news, di una trappola dell'echo chambers, delle camere degli echi, di una trappola appunto di un discorso o di conversazioni che sono chiuse, rassicuranti e, come dire, convertono i convertiti, predicano i convertiti, per usare una vecchia espressione. E questo mi permette di rispondere o toccare il secondo tema che avanzavi tu, e cioè il rischio di chiudersi nella cosiddetta, appunto, nelle cosiddette echo chambers, cioè le camere degli echo, cioè in assetti, strutture, campi in cui tutti la pensano nello stesso modo. Ora, Facebook su questo, ora come sapete, chi ci sta guardando sa benissimo che Facebook è un social network molto seguito dagli over 25, diciamo così, e gli under 25 seguono molto di più Instagram, appunto, o WhatsApp o altri social network. Ma insomma, Facebook risponde sempre rispetto al feedback che riceve, al newsfeed, scusate, che ciascuno di noi riceve, che loro non hanno nessun interesse a chiuderci nelle echo chambers, perché in realtà più sono aperti i campi, più le persone navigano, dialogano, si connettono e più loro fanno soldi, per essere molto, molto banali e spicci. Però loro, insomma, rispondono che se voi andate a vedere le 500 post o notifiche che riceve ciascuno di noi nel proprio newsfeed, in realtà c'è più varietà di quello che ci aspettiamo. Ora, gli studi, ora dovremmo essere molto precisi e citare degli studi specifici su che cosa accade a proposito appunto delle comunicazioni, delle trasmissioni, delle notifiche, dei campi che vengono frequentati da ciascuno di noi. La mia impressione però è che al di là di Facebook, quello che accade riguarda ancora di più WhatsApp, perché se ci pensiamo anche in questi giorni, in queste settimane di crisi, noi riceviamo ogni giorno decine e decine di WhatsApp, anche perché la gente ha più tempo libero, sta a casa, non lavora. È attraverso i WhatsApp che si scatena quel sistema di
di rassicurazione o di vellicazione delle proprie convinzioni o di chiusura in un campo chiuso, perché è su WhatsApp, sarà capitato anche a te, Nicola, che tu ricevi tutta una serie di messaggi che in qualche modo assecondano quello che tu già sai. Io però da questo punto di vista non sono così pessimista, ho l'impressione che in realtà il campo, i social network, dieta mediale di ciascuno di noi sia abbastanza variegata, cioè le diete monomediali e le chiusure dentro campi molto chiusi siano purtroppo, e qui viene fuori come sempre il tema delle diseguaglianze formative, di istruzione, mediatiche, si ribadiscono e si riproducano le antichissime diseguaglianze, cioè più il tasso di istruzione, di curiosità, di varietà e la struttura, diciamo, formativa è forte, più accedo a più forme, più purtroppo sono povero da un punto di vista appunto digitale, formativo e di istruzione, più rischio di essere preda e catturato nelle echo chambers. Quindi di nuovo tornano i problemi delle diseguaglianze e arrivo all'ultimo punto, che è quello molto interessante che tu sollevi. Sull'autore, noi abbiamo vissuto per anni nella era della distruzione della mediazione tradizionale o classica, cioè l'era della disintermediazione così definita, l'era della contestazione delle competenze, persino comprensibile da un certo punto di vista, insomma, da me contestata, e però mi sono reso conto, e lo dico perché quello che sta accadendo in questi giorni di coronavirus rafforza quello che io ho vissuto anche come cronista radiofonico, come conduttore, quello che accade e accadeva sempre durante gli attentati e i terremoti, cioè nei momenti di grandi crisi, in cui il giornalista deve, il giornalista, ma anche le persone, deve, da un lato devono, cercano notizie, vogliono ricevere notizie, perché in quei momenti si rafforza e aumentano il numero di contatti di quelle che noi, diciamo, mainstream forse, consideriamo le fonti autorevoli. Cioè è in quei momenti che il New York Times, il Guardian, il Corriere della Sera, Repubblica, che so, la Treccani, la Terza, conoscono un numero di contatti più alto, perché nei momenti in cui le persone hanno più bisogno di riferimenti, sono spaventate, che cercano conferme o notizie da fonti considerate autorevoli o affidabili. In quei momenti, come sai meglio di me, l'inquinamento è persino più forte, perché come sappiamo, se tu vai su Twitter nei momenti in cui c'è un attentato di matrice islamica, trovi veramente le notizie più diverse. In quel momento, diciamo, è quello il momento in cui gli haters svolgono la loro funzione più selvaggia. Però io mi sono reso conto che lì è come se avessimo assistito a una divaricazione. Le persone, il grosso delle persone, cercano notizie, conferme dalle fonti considerate autorevoli, e gli inquinatori, gli haters, inquinano il dibattito, ma in qualche modo soccombono, almeno parzialmente soccombono, perché è più forte appunto la presenza, la vigilanza che è cresciuta negli anni, peraltro, rispetto alle fake news, nei momenti di crisi. In questa vicenda del coronavirus mi pare che abbiamo superato persino quel paradigma, quel modello là, perché è in gioco una posta così alta che riguarda la vita di ciascuno di noi, che non so come dirti, che non c'è più spazio per le bufale, cioè i Novax, tutto quel mondo di persone che sono spariti tutti. Ecco, di nuovo, per usare un'altra metafora, quando si alza la marea si vede chi sa nuotare, cioè in questo momento purtroppo l'uno non equivale a uno. La scienza, ora Burioni, diciamo, è una persona controversa, però Burioni ha sempre detto che la scienza non è democratica. Forse è così, nel senso, la scienza deve essere comunicata in modo democratico, deve essere parte del dibattito pubblico, figuriamoci su questo, diciamo, i filosofi della scienza ci hanno insegnato moltissime cose, a cominciare da Gianni Vattimo, ma insomma il punto vero è che in questo momento noi non possiamo scherzare con le informazioni e quindi bisogna dare retta, e diamo, credo, istintivamente retta alla voce delle persone che hanno alle spalle un bagaglio di studi e di affidabilità all'interno della comunità scientifica, ma poi fuori dalla comunità scientifica, innegabile. Quindi quello che dici, secondo me, è verissimo. Ma ti ringrazio. Pensavo una cosa, proprio nelle parole che tu dici, si sottolinea a quel punto la responsabilità del giornalismo, la responsabilità intesa non soltanto da un punto di vista, come dire, etico-professionale, ma proprio da un punto di vista proprio etimologico, cioè la capacità di rispondere, ok? E di risponderne
in proprio rispetto a una fonte scelta, a una notizia data e tutto, è quello che ne viene. Cosa succede? Cosa può succedere? È che in questa grande trasformazione che stiamo vivendo ora per ora, no? Del lavoro, eccetera, riuscire a tenere il passo di questa evoluzione è un po' complicato. Ti faccio l'esempio. Partiamo dalla dichiarazione che ha fatto Macron qualche giorno fa dicendo che siamo in guerra, no? Il coronavirus, l'epidemia, questo è come se fosse una guerra. Ora, partendo dal fatto anche che combattere un nemico che si annida in uno starnuto è molto complicato e anche molto asimmetrico, ma tolta questa, come dire, questa riflessione che lascia il tempo che trova, il giornalismo in tempo di guerra deve fare i conti con una strategia di comunicazione di chi quella guerra la sta conducendo. E questo, secondo me, è un tema importante, cioè il tema detto in maniera, perché quando si parla di comunicazione tutti tendenzialmente siamo tranquilli, però se sostituiamo la parola comunicazione con la parola che veniva utilizzata molti anni fa al posto di comunicazione per parlare di comunicazione, che era propaganda, allora poi inizia, cioè c'è una vocina che ci mette in allarme, no? Oggi, nel momento in cui un governo, un leader dice siamo in guerra, tutto il panorama si modifica, il contesto si modifica e anche la capacità, è quello che dicevi tu prima, la capacità del giornalista di essere, di capire e definire le fonti anche rispetto a quelle governative si moltiplica. Quindi l'acqua, per rimanere nella tua metafora, diventa ancora più alta. Allora, qui provo a dare, è giustissimo il discorso che fai e provo anche qui a aggiungere le mie considerazioni sulla base poi anche della vita quotidiana in questi giorni, appunto di conduzione di trasmissioni quasi praticamente monotematiche sul coronavirus. Qui c'è un pezzo preoccupato nella mia risposta e un pezzo confortante o parzialmente confortante. Allora, poco fa scorrevo una delle persone che ci stanno seguendo, diceva però attenzione con la retorica della competenza perché la comunità scientifica stessa è divisa al suo interno. In effetti noi abbiamo assistito in queste settimane anche a dei dissidi nella comunità dei virologi evidenti, ne cito uno per tutti, quello tra la Gismondo e Burioni sulla potenza, la forza, la pericolosità del virus, ma obiettivamente l'interpretazione del dato stesso è controversa. Viene spesso all'interno della trasmissione che conduco io, radio anch'io, la mattina capita di avere, non come altri fenomeni politici o come ad esempio la lettura della politica economica che ha delle dinamiche quasi, diciamo, strutturalmente dicotomiche, però qui sarebbe ingenuo dire la scienza ha parlato e quindi noi dobbiamo dare retta a quello che dice la scienza, perché la scienza ha le sue divisioni al suo interno, ha le sue incertezze, poi ci sono ovviamente dei punti fermi, però ci sono anche delle strategie che divergono. Quello è quindi il giornalista qui ha la responsabilità di cercare, con la prudenza, secondo me, che ci vuole in questi casi, di far capire a chi lo sta ascoltando o leggendo che le fonti a cui si affida sono, diciamo, nella comunità dei pari, nella comunità scientifica, considerate autorevoli e affidabili, ma inserire magari il tarlo del dubbio rispetto a quelle ricostruzioni. Cioè il nostro è un po' un ruolo di vigile mediatore tra la comunità scientifica e l'opinione pubblica. Più delicato è il discorso che facevi te sulla gestione politica di un fenomeno come quello del coronavirus, la metafora bellica, la trincea, la guerra. Perché di fronte a quelle parole il rischio è che il giornalista, rischio corro io in prima persona e mi rendo conto, il rischio è che c'è un famoso apologo nel giornalismo statunitense, di un giornalista, e sui saggi, sui manuali di giornalismo americano ne hanno discusso per decenni, un giornalista che si trova, mi pare, in Vietnam e vede. Sta lì come cronista di guerra, per conto per il New York Times e il Washington Post, e vede i Viet Cong avanzare, per conto su una collina. Lui sa che l'esercito americano ha le sue spalle. Lui lì ha il dilemma tra smettere il suo lavoro di
di osservazione e di cronista dell'avanzata di Vietcong, perché li vede fisicamente, buttare il taccuino per terra, correre dai suoi, diciamo, connazionali e dirgli: guardate, stanno arrivando i Vietcong, loro erano, fa conto, distratti in un'altra operazione, o fare il cronista. Io non do una risposta, forse non è manco il caso che approfondiamo, però vi consegno questo dubbio, perché, Il tema perché c'è non è tutto. semplice, il tema c'è tutto. E quando appunto Conte, Macron, la Merkel, Johnson usano quel lessico e ci dicono quelle cose, obiettivamente la tentazione, anche come cittadino, di dire, come ha detto Berlusconi l'altro giorno ai nostri microfoni, siamo in guerra e quando si è in guerra ci sarà tempo per obiettare dopo, ma quando si è in guerra ci si stringe attorno a chi ha la responsabilità di governare, può insorgere persino nel giornalista, che però ha un'altra funzione, perché ha la funzione non soltanto appunto di dare le notizie, sentire quello che dice Conte, ma di passarla al vaglio, diciamo, della critica, dello spirito critico, il famoso cane da guardia del giornalismo anglosassone, che obiettivamente questa funzione, soprattutto io direi nel giornalismo americano, continua a svolgere in maniera molto preziosa. Però questa tentazione, la paura comune di unirsi e dire sì, e quindi di prendere qualsiasi cosa venga detta da fonte governativa e trasferirla senza beneficio di inventario a chi ti sta leggendo, ascoltando, guardando, c'è. Però, e questa è la parte, diciamo, preoccupata del discorso che volevo fare insomma, a mo' di risposta rispetto alle osservazioni che facevi tu. La parte, secondo me, invece più confortante, lo vedo anche adesso, è che questo misura la differenza fra un regime e una democrazia. La democrazia, uno degli elementi chiave della democrazia è la libera stampa. L'Italia ha 1.000 difetti, la stampa italiana ha 3.000 difetti, però secondo me è innegabile che ci sia una pluralità di posizione. Basta vedere le nostre edicole, magari i nostri giornali perdono e stanno per chiudere, ma insomma, su giornali, su quotidiani italiani trovi di tutto, così come trovi di tutto nel dibattito pubblico italiano. E quindi a una primissima fase in cui il paese si stringe e non obietta nulla rispetto alle strategie governative che possono essere anche contestate, subentra immediatamente dopo invece la fase della lettura critica dei fatti e della gestione. Se leggiamo i giornali dell'altro ieri, di ieri e di oggi, ad esempio, anche sulla gestione della crisi, ma anche il New York Times, ad esempio, ha pubblicato un libro sui potenziali errori della gestione del governo Conte, di quello della Lombardia. Ad esempio, stamattina, per farvi un esempio, c'è un'intervista, mi pare, su un messaggero al sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che è durissima sulla gestione della crisi da parte della regione Lombardia. Cioè, a quel punto, la stampa nelle democrazie svolge la sua funzione, che è quella, appunto, dopo un momento di smarrimento, di paura comune, di sollevazione anche dello spirito critico e quindi anche di contestazione delle scelte dei decisori pubblici e politici. Giorgio, complichiamo il quadro, che vedo che ti piace. Complichiamo il quadro e aggiungiamo un altro tassello sul lavoro giornalistico. Un altro tema è invece dall'altra parte, fuori di, come dire, prese, come dire, presa con responsabilità quella che potrebbe essere una propaganda, l'altro tema è come conciliare, era quello che dicevi tu, a proposito dei Vietcong, il diritto di cronaca da un lato e gli effetti che una notizia che qualcuno può avere in mano, possono avere sulla, nello specifico in questo caso, per esempio, sulla una maggiore diffusione del virus, perché può creare una serie di comportamenti che invece che sono pericolosi per la salute pubblica. Ora, questo secondo me è un altro tema molto scottante, perché sono urgenti tutte e due le questioni, perché la notizia, quando uno ce l'ha, lo sappiamo perfettamente, la deve dare, cioè se uno c'ha la notizia la deve dare, poi ci sono tutti i problemi, chi come l'ha avuta, chi se l'ha fatta, però se un giornalista c'ha una notizia la deve dare, però il rischio che quella notizia lì possa diventare, possa essere, come dire, foriero di ulteriori problemi, è un altro elemento che pesa sulla responsabilità del racconto giornalistico.
Sì, qui ora, nella prudenza estrema, anche nella difficoltà di rispondere a una domanda così, mi fanno ridere alcuni dei messaggi che nel frattempo scorrono sul nostro schermo, Nicola, perché ci sono, insomma, messaggi che dicono lo spirito critico deve andare avanti a tutto, e poi altri messaggi che mi pare dicano, ora questo è un po' un vizio, una distorsione e deviazione professionale che ho io, perché io quando conduco la radio guardo i messaggi, quindi li leggo continuamente, quindi anche adesso sono molto incuriosito da quello che scrivono, perché Bellissimo, bellissimo. mi faceva ridere uno che diceva, quando credo a proposito di quando io dicevo in Italia c'è molta libertà di stampa, uno ha scritto pure troppa. Aspetta, però no, quello che dici te è interessantissimo, perché per un giornalista qualche volta è molto difficile scegliere, appunto, se dare, a proposito dell'americano con gli Vietcong, no? Se il giornalista americano, nel caso di un virus, cosa dire, cosa tacere, quando aspettare, quando pazientare, qui è veramente un dilemma che rimanda alla responsabilità e anche però al codice penale. Nel senso, Nicola, che qui il campo è talmente delicato che c'è persino il rischio di commettere quello che nel codice penale è definito come procurata allarme, cioè un giornalista lì certo che deve dare la notizia, ma se quella notizia rischia di, appunto, provocare ulteriori contagi, secondo me il senso di responsabilità del giornalista gli deve far fare un passo indietro. Qui entriamo nel rapporto complicatissimo, diciamo, fra libertà e sicurezza, che è anche normato dalla nostra Costituzione, ma te lo dico perché stamattina un pezzo della nostra trasmissione era dedicato a un altro tema gigantesco che tocca anche alcuni degli argomenti che sfioriamo nel saggio con Giovanni Solimine, e cioè il tema della sorveglianza. Ora, Certo. la cosiddetta modello coreano, che è un modello basato anche molto sulla sorveglianza attraverso gli smartphone, dei nostri movimenti e dei movimenti dei contagiati, pone delle enormi questioni giuridiche. Poi la Terza ha pubblicato infiniti saggi su questo, voi, insomma, avete pubblicato il maestro assoluto di questa scuola, che è stato Stefano Rodotà. Però ora io notavo che gli ascoltatori stamattina scrivevano tutti, l'emergenza è tale, la salute viene avanti a tutto. E c'è un pezzo, un comma di un articolo della Costituzione che, tra l'altro, dice anche che di fronte a un'emergenza sanitaria, diciamo, il bilanciamento fa prevalere il diritto alla salute sul diritto alla libertà individuale, che è quello che stiamo vivendo, peraltro, in queste ore. Anche noi, in questo momento, siamo, diciamo, molti di noi sono, la propria libertà di movimento, di circolazione è fortemente attenuata. E come sai, in rete ci sono mille persone che dicono siamo quasi in una dittatura, non è possibile, troppe libertà coartate. Però, diciamo, il compito dei giuristi è proprio quello di bilanciare questi diritti. Quando alla domanda della ministra per l'innovazione, alle aziende private, ma anche, insomma, quelle pubbliche, di trovargli un'app che permetta di monitorare i movimenti di ciascuno di noi, ecco, quella questione pone poi una questione giuridica sulla libertà e sulle garanzie individuali enorme. Stamattina una costituzionalista ci ha detto: guardate, in questo caso, secondo me, è giusto dimidiare, diminuire, attenuare la nostra libertà individuale, di movimento e circolazione, quindi è giusto, e andremo e finiremo per avere delle app. L'importante è che ci siano delle garanzie rigidamente poste dalle autorità pubbliche che impediscano l'uso di quei dati e poi impongano che siano anonimi, detenuti e gestiti soltanto da un'autorità ben precisa. E scusate che nel frattempo. Non ti sentiamo più. Vediamo se ritorni perché stavi dicendo delle cose molto interessanti. Degli inconvenienti del telefonino, e nel frattempo ho ricevuto una telefonata, ho provato a eliminarla. Però, ecco, siccome credo, immagino, non dico temo, credo, immagino che noi si stia andando in quella direzione, cioè del monitoraggio tramite un'app di tutto quello che faremo e faranno soprattutto i contagiati, le persone con cui entreranno in contatto, ecco, ci devono essere, Rodotà su questo avrebbe scritto le pagine preziosissime, Assolutamente. dei limiti e dei vincoli rigorosissimi. Su questo sono, non puoi che trovarci tutti d'accordo. E ritorniamo un attimo su un'altra questione. Qualcuno ha detto, leggevo, il giornalismo in questi giorni ha più allarmato che informato.
Ora, sai, queste valutazioni poi così sono molto, dipende da cosa hai letto, cosa hai guardato, con un flusso di informazioni di questo tipo. Va detto però un tema, secondo me, che può tornare utile per questa nostra fine chiacchierata, è anche l'uso delle immagini, che in questi giorni sono, come dire, sono state. Spesso, come già accaduto, e questo ce lo portiamo dietro da tempo, sono molto più forti di Sì. editoriale, cioè la responsabilità nel far vedere, che ne so, la lunga fila di camion dell'esercito che porta via le salme da Bergamo, quella è un'immagine molto forte che drammatizza, ma non nel senso che drammatizza perché non c'è qualcosa di drammatico, quella situazione è molto drammatica, assolutamente. Ma Nicola, ti posso fermare un secondo? Siccome mi chiama il direttore, posso interrompermi per 10 secondi? E sì, dai. torno subito da voi. Ok. Allora ne approfitto, visto che dobbiamo aspettare di nuovo, Giorgio, perché nel momento in cui lo chiama il direttore. Stavamo in chiusura, no? Siamo in chiusura, saremo per. Quindi, come ti dicevo, le immagini continuano ad essere preponderanti. Sì, quelle immagini, devo dire, anche a me fa impressione perché quasi tutti i politici che poi sono intervenuti alla radio hanno citato quelle immagini, diciamo perché sono state scioccanti, obiettivamente. Hanno fatto il giro del mondo, sono state twittate, ritwittate, messe in circolo nei social e nei siti di tutto il mondo. Sono quelle che hanno determinato, secondo me, anche un impatto politico forte. Però a proposito della prima considerazione che facevi sull'allarmismo del giornalismo italiano. Questa è un'accusa che mi è stata mossa nei giorni di febbraio, da molti amici anche, non soltanto, non so, appunto non giornalisti, insomma, molti amici mi dicevano: ah, state facendo dell'allarmismo, basta, è un'influenza. Però col senno di poi avevamo ragione noi giornalisti, ora non voglio difendere la categoria. Col senno di poi, anzi, quelli che erano un'attenzione verso il coronavirus e quello che veniva appunto definito come allarmismo era persino una minimizzazione della potenza devastante che aveva il coronavirus. Quindi ho fatto caso a un elemento, è un'esperienza anche qui, è una notazione di natura personale, però tutti coloro che mi hanno scritto basta di parlare di coronavirus nei giorni di febbraio, da allora non mi hanno più scritto. Certo. Travolti da quello che è successo, capito? Quindi il giornalismo può fare degli errori, in questo caso secondo me anzi ha svolto persino una funzione positiva, perché quell'allarmismo magari è servito, e anche quelle immagini di quelle bare, a tenere a casa le persone. E questo quindi ha svolto anche una funzione civile. Assolutamente, assolutamente, anche perché in qualche maniera serviva un segnale abbastanza forte per far capire la gravità della cosa, perché, come dire, in questo contesto. L'azione del singolo, presa singolarmente, non ha una sua gravità in sé. È l'azione del singolo moltiplicata Esatto. tra tanti singoli che diventa problematica e ingestibile. Allora, Giorgio, io ti devo ringraziare anche perché so, appunto, come tu ci hai detto, questa conversazione sarebbe potuta durare molto di più, Non sono io a ma. ringraziare molto ed è anche stato molto stimolante. Ti ringrazio molto, come siamo complimentosi tutti e due. Una cosa, secondo me, è venuta fuori da questa conversazione interessante, che forse cultura verticale e cultura orizzontale, in qualche maniera, non dico che c'era bisogno del coronavirus, ma possono Però è verissimo. conciliarsi. Devono conciliarsi. Mi spiace che ci vuole il coronavirus per arrivare a questo tipo di. Se Però potevamo ci arrivare insegnerà tanto, secondo me, questa crisi, ci insegnerà moltissimo, oltre purtroppo moltissimo, averci moltissimo. rovinato le vite. Insomma. Come ha detto giustamente Enrico Giovannini, questa è un'esperienza che può mettere alla prova la nostra resilienza trasformativa, cioè possiamo reagire cambiando, magari sperando di cambiare in meglio. Consiglio di lettura, che cosa ci consigli? Sì, due libri che ho appena letto. Anzi, uno lo sto ancora leggendo, l'ultimo romanzo di Walter City, secondo me una io lo considero un grande scrittore, secondo me è una delle sue prove migliori degli ultimi anni,
L'altro è un saggio di cui abbiamo parlato anche a Quante Storie, che è La strada smarrita, di due autori che sono a voi familiari, cioè Gianni Toniolo e Vittorio Bastasin. È una storia Chiaro. dell'economia italiana, e Carlo Bastasin, scusatemi, è una breve storia dell'economia italiana, particolarmente utile perché racconta che cosa è accaduto alla storia del nostro paese nei momenti di crisi e come siamo usciti dalle crisi. E quindi, e lo dico anche perché Gianni Toniolo in diretta in televisione, a proposito, già era cominciato il coronavirus, fece delle osservazioni molto interessanti sugli errori che il nostro paese non deve fare alla luce della storia economica del nostro paese, la strada smarrita. Perfetto, io invece se posso ti consiglio, visto che abbiamo parlato di giornalismo di guerra, questo libro di Steinbeck, C'era una volta una guerra, cronaca della seconda guerra mondiale, perché così possiamo capire che cosa vuol dire effettivamente essere in guerra e fare giornalismo di guerra. Grazie Giorgio, grazie a tutti Grazie voi che ci davvero a te, a hanno voi e a coloro che ci hanno guardato. ascoltato. Ok, vi diamo appuntamento domani, sempre qui su Instagram alle 12. Ci sarà Simone Pieranni con Bianca Terza, parleranno di Red Mirror, che è un libro che sarebbe dovuto uscire in questi giorni, ma non vi preoccupate, uscirà nelle Uscirà. prossime settimane, che è un utilissimo per capire che cosa è successo, cosa sta succedendo e co forse cosa succederà in Cina, perché è da lì che è partito tutto e da lì forse noi dobbiamo ricominciare a ricostruire. Grazie, grazie a tutti. Grazie Nicola, grazie a tutti voi.